Amici sportivi, bentrovati, un altro appuntamento importante con una trasmissione importante, con colleghi importanti come Fabrizio Vitale, per esempio, della Gazzetta dello Sport. Ciao addirittura, Fabrizio. Ciao Guido. Altri colleghi importanti, tipo Salvatore Geraci, uno a caso. Uno a caso. Un altro a caso lo pigliamo? Sì. Giuseppe Leone. Eccolo. Eccolo qui, anche Giuseppe Leone, ma c'è un ospite che non è a caso, anzi, tutt'altro che a caso. Ed è un ospite importante, non soltanto sul piano calcistico, ma anche affettivo, per la città di Palermo, perché parliamo con e di Lorenzo Scarafoni, ex attaccante, ecco, sparapanzato, sembri un po' Felice Caccamo, Lorenzo. Esatto, buon pomeriggio a tutti. Un po' ciao, Felice Caccamo con i capelli imbiancati, ti ricordavamo un po' più nero una volta. Diciamo subito, per chi non lo sapesse, che sei un po' fuori dal mondo del calcio attivo, ma ovviamente segui, ti interessi, continui a tifare per il Palermo, sei stato un attaccante del Bari, ex avversario del Palermo, e dell'Ascoli, futuro, avversario del Palermo, quindi la persona più indicata per parlare di calcio. Il medio stat virtus. Io saluto tutti gli amici di Rose e Nero Web e TV e se ci fosse un dubbio parleremo di calcio mercato fino al 31, abbiamo questa litania da portarci dietro, però in realtà vogliamo dare subito un'occhiata alla classifica, alla striscia positiva del Palermo, al fatto che Corini abbia finalmente conquistato il popolo rosonero, quasi tutto perlomeno. E insomma, c'è un mondo che cambia improvvisamente dietro una vittoria apparentemente sofferta, ma comunque meritata, che, come possiamo vedere anche dal titolo, è una sorta di marchio di fabbrica, perché Salvatore, tutte le grandi sono state battute al Barbera con un gol di scarto e più o meno nella stessa maniera. Guarda, ti chiedo un minuto, proprio perché ho voglia di fare chiarezza su questo argomento. Sul fatto che Corini abbia conquistato i tifosi ci andrei piano, i no per Corini si stanno intanto rodendo il fegato per i 7 risultati consecutivi. La verità è che nel calcio non basta essere bravi, preparati e seri, bisogna anche atteggiarsi a personaggi o avere la fortuna di vincere sempre. Corini non è stato personaggio neppure quando il Palermo di Zamparini scriveva la storia, era un attore non protagonista. Corini ha i suoi modi, il suo garbo, chiamiamolo autocontrollo, e ha avuto soprattutto la sfortuna di dover ricominciare da capo, perché la società ha cancellato completamente il passato e ha ricominciato da zero. Il Palermo ha avuto una partenza stentata e Corini ne ha pagato le spese sul piano della popolarità. Noi chiedevamo prudenza, se tu ti ricordi, e oggi i risultati si vedono, ma se vi ricordate a Natale io avevo scommesso sul fatto che il Palermo avrebbe fatto i play-off e 2 settimane fa addirittura che sarebbe andato in Serie A. Nel calcio contano gli episodi, è la verità, e in questo momento sono tutti favorevoli al Palermo. Contro Perugia e Bari il Palermo rischiava di ottenere un solo punto, invece ne ha presi 4 e con pieno merito. Quindi io direi che questo è proprio un buon segno per una stagione che si preannuncia ricca di momenti felici. Aggiungo io che la prudenza che abbiamo avuto nei giudizi dei primi 3 mesi, io la confermo ancora, nel senso che non mi lascio trascinare dall'idea che adesso finalmente i playoff sono sicuri, si può sognare la Serie A. Fabrizio, continuo a essere prudente perché è un campionato troppo strano e quindi piano piano, un passo alla volta. Ma sarebbe un peccato anche non guardarli i playoff, vista la posizione in classifica, e credo che in cuor suo anche Corini, anche se non lo dice, sarebbe molto ben contento di poter centrare questo traguardo, per quanto tenga sempre il profilo basso, per quanto lo tenga ancorato a quelli che sono i progetti e i programmi del City Group. Però è chiaro che una volta che sei lì ti fa ingolosire. Lo so. Giuseppe Leone, ti vorrei chiedere un aspetto un po' più tattico su questa vittoria, anche perché ne abbiamo parlato già l'altra volta su come si affrontano certe partite, e il Palermo, ribadisco, lo dice anche il titolo, ha un marchio di fabbrica quasi. Sì, sono d'accordo con te. Beh, è stata una partita molto simile alle tante battaglie vinte dal Palermo quest'anno in casa contro big del campionato, e francamente
definisco una big anche il Bari, perché nonostante sia una neopromossa, stiamo parlando di una società importante, con una piazza importante e con risultati fino ad ora ad alta classifica, quindi era a tutti gli effetti una big del campionato. Questo modulo, a meno di clamorosi ribaltamenti che possano arrivare dal mercato, ma non credo che ci saranno, o comunque ci saranno degli elementi che andranno a puntellare la rosa, ma secondo me non tali da stravolgere, diciamo, il percorso tattico che ormai ha intrapreso il Palermo, quindi con una difesa a 3 e con un centrocampo appunto in linea a 5. Quindi in questo momento mi sembra il percorso più affidabile, lo dicono i risultati, 7 risultati utili consecutivi, non li fai per caso, ti dicono che il Palermo magari ancora fa un po' fatica a vincere le partite, solo 2 vittorie il Palermo le ha portate a casa con almeno 2 gol di scarto, però sicuramente in questo momento questi risultati ci dicono che il Palermo è difficilissimo da battere per chiunque, anche quando sembra a terra, come è successo per esempio a Perugia 10 giorni fa. Sì, poi a me questo discorso dei 2 gol di scarto, non è che tutti vincono con 2 gol di scarto, tranne forse le grandi, le battistrada, e neanche giocano questo grande calcio come si vorrebbe far intendere, non sì, è così. Sì, infatti, no, non c'è dubbio. Io mi date Lorenzo Scarafoni in bel primo piano, perché adesso parliamo di Palermo. Caro Lorenzo, non posso non chiederti di Ascoli, non posso non chiederti del Bari, non posso non chiederti di Brunori, ma prima comincerei a chiederti di te. Che fai? Niente, ora sono in pensione, d'inverno ufficialmente non faccio nulla praticamente, che non è il nonno, perché ho la fortuna di avere 2 nipotini vicini da quest'anno, perché mio genero Gianvito Misuraca è venuto a giocare alla Fermana, quindi ce li ho tutti vicini. E poi niente, mi preparo per la nuova stagione estiva, dove praticamente faccio il cuoco nel mio stabilimento balneare. Aspetta che ti mando una foto, la regia ora ci manda una foto di qualcosa che ti riguarda anche abbastanza da vicino. La mia pasta con le sarde è come un gol. Ti sei trasformato in cuoco, caro Lorenzo, anche. Sì, con grande passione ho intrapreso questo nuovo lavoro, ho cambiato completamente la mia vita. E diciamo che ho cercato di seguire le mie passioni, che sono sempre state il mare, la cucina e la famiglia, chiamiamola così. Insomma, e meglio quindi, di così la vita non te la potevi strutturare, diciamo, no? Ma infatti io non mi lamento, anzi sono contentissimo di come stanno le cose, non ho nessun rimpianto per quanto riguarda il calcio, e quindi sto bene. E per quanto riguarda la cucina, ho cercato di coniugare un po' tutte le varie esperienze che ho avuto a Palermo, che ho avuto a Bari, che ho, soprattutto le città del sud, perché la cucina del sud secondo me è la migliore in assoluto, e quindi i miei cavalli di battaglia sono un po' la caponata, la pasta con le sarde, patate risecozze alla barese, eccetera eccetera. Insomma, Salvatore, ci dobbiamo fidare del cuoco Scarafoni? Dell'attaccante sicuramente sì, del cuoco ci fidiamo? Ma io penso che abbia le idee anche più chiare rispetto a quando faceva l'attaccante, no? Ovviamente sto scherzando. Senti, posso fare una domanda a Lorenzo? Sì, certo. Lorenzo, tu hai giocato in B, in A soprattutto, diversi campionati con allenatori come Mazzone, Bosco, Castagne, e con presidenti come Costantino Rossi, al quale tra l'altro è stata dedicata una statua, Anconetani, Lugaresi, Matarresi, insomma un calcio completamente diverso da quello attuale. È rimasto qualcosa di quel calcio lì? E se guardi indietro, hai nostalgia del passato, il calcio del business di oggi, con la sua enorme evoluzione organizzativa, ti piace o no? Tu hai detto recentemente che il calcio di oggi ti fa addormentare soltanto. Sì, e infatti ho cambiato strada proprio per questo motivo, però non voglio essere quello che dice ai miei tempi, ok? Perché poi la vita si evolve, il calcio si evolve, la società si evolve, se in bene e in male non sta a me giudicarlo, però quello che
che è ora il calcio non mi piace, non mi piace, e sicuramente i personaggi che ho avuto la fortuna di incontrare nel mio passato calcistico oggi sarebbero veramente inadeguati, direi, perché purtroppo la realtà è completamente diversa. Quindi io nostalgia sicuramente del passato, perché sono stato bene in quell'ambiente, ho vissuto delle emozioni forti, ho avuto delle esperienze positive, anche negative, ma quelle servono anche per formare il carattere, per fare esperienza. E quindi, ripeto, non rimpiango nulla, ma sicuramente un confronto con quello attuale non si può assolutamente fare. L'unica cosa positiva che posso dire di quello attuale è che mi sono un po' rigenerato guardando la finale dei mondiali, che è stata veramente una bella partita. Per il resto, insomma, devo dire che io mi sono rigenerato anche con Juventus-Atalanta, ed è una rarità in Serie A che trovi squadre che si affrontino a viso aperto così. Già arrivano tantissime domande, Lorenzo, però brevemente, guardo il tuo curriculum da calciatore e tutto sommato Palermo sarebbe una traccia, direi quasi insignificante, nel volume di squadre e di partite che hai giocato. Eppure Palermo ti è rimasta nel cuore, penso ancora ora. Sì, ancora adesso mi è rimasta nel cuore, c'ho parte della mia famiglia che diciamo è dislocata a Palermo, e quindi ho voglia di tornare sempre a Palermo, mi sono trovato veramente a casa. E, sì, calcisticamente forse non ho espresso il massimo della mia carriera, perché sono arrivato, avrei voluto essere diciamo competitivo come lo ero magari nelle piazze come Cesena, Pisa e in altri posti dove ho dato magari qualcosina in più, però ero anche a fine carriera e quindi magari non avevo più quello smalto, diciamo, dei bei tempi, però la soddisfazione di giocare a Palermo ha dato grandi stimoli e grandi ricordi. È vero che il primo risultato che chiedi è quello del Palermo? Sì, Palermo, Bari e Ascoli, sono queste le tre. La classifica è questa, via. Domande per Scarafoni. Comunque, Lorenzo, possiamo dire che l'era del Palermo dei Picciotti è stata una bella pagina anche della tua carriera, immagino. Sì. Insomma, in quelle condizioni un po' particolari. No. Non ho detto che non è stato bello, è stato bellissimo, nel senso che sono io che ho dato poco rispetto a quello che avrei potuto dare, ecco, tutto qua. Ricordiamo che tu da ragazzo hai subito anche un grave infortunio. A quei tempi l'ortopedia era anche un po' diversa, eri già nel giro delle nazionali giovanili e comunque facesti poi bene, anche perché ricordiamo, per i più giovani, ci seguono tanti giovani, Scarafoni insieme a Iachini e a Berti era la colonna non siciliana, anche se poi siciliani di adozione tutti e tre, di un Palermo di Picciotti, che incantò il calcio, anche quello di Serie A, che ai tempi era lontano, anni luce dal Abbiamo Palermo. Tantissimi messaggi, come sempre, vi ringraziamo per questo. C'è grande entusiasmo nel rivedere Lorenzo Scarafoni. Rosario Adriano Orlando ti fa una domanda. A distanza di tanti anni, quel rigore parato da Tarantino, se ancora oggi lo ricordo, se è stato dimenticato con l'anima da bomber? Ricordiamo che era un Palermo Turris di Serie C ed erano sì, i minuti finali. Sì. I brutti ricordi non passano mai. Praticamente. Pensa a me che dovevo commentare questo rigore, Lorenzo, me lo ricordo ancora, sai. Ero in radiocronaca a quei tempi. Ho dormito per una settimana anch'io. Ha dell'incredibile. Però ricordiamo un po' il contesto, cioè cosa valeva quel rigore a beneficio di sì chi? Era una partita importantissima, sull'1-1 fino alla fine, al 90esimo il portiere della Turris fa una idiozia col botto, dà una pallonata senza motivo a Lorenzo, insomma è rigore tecnicamente, aveva la palla in mano ma senza motivo gliela tira in testa, calcio di rigore ed espulsione del portiere. Chi va secondo te in porta? Il più basso di tutti, per giunta palermitano, che era Tarantino. E in effetti ricordano quei secondi iniziali, cioè quei secondi, diciamo, di confronto. Niente, ci fu una sospensione praticamente di 5-10 minuti perché successe di tutto, tra contestazione da parte della Turris, eccetera, eccetera. E niente, al momento del rigore andai sul dischetto, dissi tiro una botta da un lato, tanto questo non è un portiere, dico, non ha lo scatto per andare a prenderla. E tirai anche un discreto rigore, cioè tirai anche
un buon rigore, solo che lui fece una cosa impensabile, cioè quella di camminare sulla linea di porta senza senso, diciamo, senza seguire nessun, e ebbe la fortuna di, anche senza tuffarsi, se non sbaglio, praticamente sì, con i piedi sì, insomma, no, con un polso che poi dopo quasi si era fratturato il polso, perché questo per farti capire l'intensità del tiro, ma purtroppo era una giornata no, ed era anche tanto tempo che non sbagliavo un rigore, quindi ce l'abbiamo messa tutta, insomma, per fare questa bella. E ti sei riaddormentato quando poi? Dopo un mesetto ho ripreso sonno. E i compagni che ti hanno detto? Vai, dici la verità, niente, adesso. No, non hanno detto niente, ma penso che se mi potevano uccidere, mi uccidevano. Ancora domande? Ritorniamo all'attualità, sempre attraverso Lorenzo, con delle similitudini, perché secondo Saro Galateodo la vittoria sul Bari è molto simile a quel Palermo pistoiese sotto la pioggia di 30 anni fa. Non so se Lorenzo se lo ricorda, era in campo, penso di sì, mi ricordo che la giocasti, no? Sì. Hai trovato delle similitudini? Guarda, io purtroppo non seguo le partite, seguo pochissime partite, però io ricordo quella con la Pistoiese, che fu una serata dove c'era il diluvio praticamente, si faceva fatica a giocare e noi riuscimmo a giocare con palla a terra nonostante le pozzanghere che c'erano in campo, e facemmo un'ottima partita, ricordo, questo sì me lo ricordo benissimo. Sì, è vero. Quindi che ci sono similitudini. Fece gol Vasari. Fece gol Vasari dopo la traversa di Tedesco. Però la differenza del terreno di gioco, che questa volta ha retto benissimo, a suo tempo, 30 anni fa, era una pozzanghera continua. Ovviamente c'era tanta passione. Eh sì. Ovviamente siamo sommersi di domande che riguardano il mercato. Dimmi tu, Guido, se dobbiamo affrontarle adesso. No, ne parliamo sempre. Allora, per Scarafone, Agostino Laimo dice: Brunori può fare bene anche in A, ovviamente, secondo te, secondo Lorenzo? Sì, sicuramente può fare bene, è un ragazzo che è venuto fuori un po' in ritardo, però credo che la piazza di Palermo gli abbia dato lo stimolo per tirare fuori quello che il suo talento, le sue qualità, e credo che in Serie A un giocatore di qualità come lui possa fare un ottimo campionato. Tra l'altro è stato convocato in nazionale per uno stage, sì. Ma io volevo capire da un attaccante, tu eri un attaccante di livello nazionale serio, diciamo, c'è tanta differenza fra Serie A e Serie B per un attaccante, che poi in fondo la porta è sempre la stessa larghezza, i portieri sono bravi anche in Serie B, anche i difensori, qual è la differenza? Ma guarda, io ti posso parlare delle mie esperienze. Io ricordo che in Serie A magari poi, sai, dipende anche con che squadra affronti il campionato. Io l'ho affrontato con l'Ascoli e con il Bari della Serie A, quindi quando andavi a Torino con la Juventus, se passavi la metà campo avevi già vinto la partita, cioè nel senso che le occasioni da gol erano pochissime, quindi in quel periodo ogni tre partite c'era un'occasione, e quindi se non facevi gol in quell'occasione dovevi aspettare altre tre partite, e quindi era dura. Andando in Serie B le cose cambiano, e quindi diciamo che hai anche due occasioni a partita, e quindi la proporzione credo che sia questa. Poi dopo, questo parlo per un attaccante, poi dopo non so altre situazioni, però io credo che il giocatore di qualità non faccia la differenza, cioè non, e poi negli ultimi tempi si sia molto stigmatizzata questo passaggio tra le due categorie. Lorenzo, volevo sapere da te, insomma, sei stato un attaccante che ha giocato in grandissime piazze, ma c'è qualcosa che Palermo riesce a trasmettere in più rispetto ad altre? Perché Brunori è venuto a Palermo ed è esploso, oggi è stato presentato Tutino, che tra le righe ha fatto capire che aveva bisogno di ritornare in una piazza calda del sud, dove lui probabilmente si sente a suo agio. Cioè, Palermo, mettiamoci anche Toni, Miccoli e Amauri. Sì, certo, non dico, gli esempi sono tanti, dico, volendo restare circoscritti un po' all'attuale e in base all'esperienza di Lorenzo, c'è qualcosa che Palermo riesce a trasmettere di più a un calciatore rispetto ad altre piazze, secondo te? Sicuramente sì, Palermo è una piazza che, anche se magari in questi momenti è in una categoria inferiore per ciò che gli spetta, è stimolante. Io, se potessi tornare indietro,
inizierei il settore giovanile nel Palermo. Però ripeto, è per tutti quanti, sia per un attaccante, per un difensore, cioè ti realizzi veramente come calciatore, come professionista. Credo che sia uno stimolo fondamentale per chi gioca a calcio, perlomeno per il mio carattere. Poi vedo che anche altri hanno usufruito di questa fortuna. A proposito di difensori, lui parlava anche di difensori, poi parleremo di Marconi nella seconda parte della trasmissione, che è un altro amore che è sbocciato fra il giocatore e la piazza, fra la piazza e il giocatore. E come sempre Palermo ama questi giocatori che danno il 101% in campo e dimostrano grande, grande entusiasmo per la maglia, cosa che secondo me Marconi 2 anni fa non aveva, però ne parleremo. Altre domande prima del break? No, diciamo che adesso poi ovviamente la gente ci vuole chiedere del mercato. E ora parliamo di mercato. Lorenzo, tu conosci Corini? Sì, abbiamo giocato contro, però non benissimo, ecco, non ho grande conoscenza, ecco, lo vedo come tifoso, ecco. Come tifoso, e ti sta bene come scelta, cioè è un ragazzo responsabile. Uno ne parlava Salvatore all'inizio. Sì, ha tutta la mia stima, è un ragazzo molto preparato, molto come dire, è un po', può apparire un po' freddo, no? Io parlo dall'esterno, può apparire freddo, ma credo che per la piazza di Palermo possa essere la persona giusta, perché essendo Palermo molto passionale, di conseguenza lui riesce a tenere magari gli equilibri di una piazza molto calda con la squadra, tra squadra e diciamo e la piazza. Quindi questo diciamo che in un primo momento può sembrare un fatto quasi di antipatia, ma secondo me non lo è. Poi se i risultati cominceranno a girargli come devono girare, sicuramente tornerà ad essere apprezzato come lo era da calciatore. Salvatore, però devo dire che venerdì sera anche Corini ha fatto una capatina sotto la curva, ha raccolto il meritato abbraccio. Beh, si riscalda anche lui, è normale, dai, non è che poi sia insensibile, è un ragazzo molto, molto educato, molto garbato, quindi ha i suoi modi e bisogna rispettarlo. Io sono d'accordo con Lorenzo, piano piano poi le cose si aggiustano, la gente comincia ad amarlo e lui entra nella testa e nel cuore dei tifosi. Io piuttosto volevo chiedere a Scarafoni una cosa, parlavamo appunto di un nuovo calcio e il Palermo è entrato in questo nuovo calcio. Tu hai vissuto di Palermo invece i momenti diciamo peggiori, nel senso che lì anche una bottiglia d'acqua minerale era un problema, ma qui invece parliamo di una società che ha valori assolutamente mondiali. Ecco, questa squadra può andare in Serie A subito, cioè quest'anno, pronti via, va in Serie A. La domanda è chiarissima, la risposta fra pochi secondi dopo il break, così teniamo in ansia, perché Lorenzo non è mai uno che parla a caso e quindi hai tempo per pensare alla risposta, ma pochi secondi di break e poi torniamo. Eccoci con l'inquietante ombra di Corini alle spalle, ritorniamo in onda. Lorenzo, aspettiamo una risposta. Salvatore ha detto tu sei venuto nel momento in cui c'erano difficoltà oggettive e Palermo oscillava fra B e C. Adesso c'è dietro un gruppo solidissimo, una città che ha già vissuto 15 anni di grande Serie A. E allora? E allora sarebbe il momento che torni su. In un modo o nell'altro deve tornare quella che era quei 15 anni, diciamo. E la strada è, diciamo che ad oggi il Palermo, questa società, ha dato quello che doveva dare e quello che aveva promesso. Però io spero tanto in Corini, in tutta la squadra, e da tifoso mi auguro che possa arrivare almeno a fare i playoff. Sicuramente è tutto molto imprevedibile in Serie B, però acquisendo più solidità e più autostima, credo, da parte di tutta la squadra e dell'allenatore, credo che i presupposti ci siano tutti almeno per fare i playoff. Poi se la fortuna ci aiuta, siamo più contenti, ecco.
Prima di salutarti ci dovrebbe essere anche un'altra foto che ti riguarda, che riguarda anche il tuo modo di essere adesso, no? Diciamo che sei anche un po' raddoppiato, il numero è lo stesso, i chili sono raddoppiati, Bagni Sant'Andrea sarebbe il nome del tuo lido, del lido che tu gestisci da... da imprenditore, da cuoco, da magazziniere, da bagnino più o meno, e diciamo anche per chi non lo conoscesse che è un'oasi nel deserto dell'Adriatico. Posso essere così cattivo? In un Adriatico che a me non mi incanta, non questa... non abbiamo assolutamente il mare della Sicilia in genere, ma anche del sud Italia, però l'Adriatico sembra molto piatto, molto... però in questo posto non si sa perché abbiamo solo sassi e quindi è un luogo completamente diverso da tutto l'Adriatico, e quindi questo aiuta molto il fatto estetico, ecco, quindi si sta molto bene. Hai un cane o una coperta? Cos'è? Non vedo. È una la mia bambina, la Barboncina. Ah, un'altra nipotina. Facciamo una convenzione: tutti quelli che verranno la prossima estate ai Bagni Sant'Andrea, fra Ascoli, è provincia di Ascoli? No, provincia di Fermo, vicino Porto San Giorgio, paese d'origine del grandissimo Nando Veneranda, quindi i palermitani ricorderanno il grande Nando Veneranda. Tutti quelli che verranno dicendo che vengono da Palermo, mandati da Monastere Geraci, tu gli farai uno sconto sensibile e gli farai soprattutto una pasta con le sarde e mostruosa. Mentre invece l'altro impegno è che se il Palermo va in Serie A o ai playoff, tu vieni a Palermo allo stadio. Molto volentieri, molto volentieri. Grazie Lorenzo Scarafoni, come sempre personaggio di spicco, simpaticissimo del calcio palermitano. Adesso Fabrizio... È dimenticato anche. Ci mancherebbe anche che ce lo dimentichiamo. E adesso invece entriamo sugli argomenti tecnici. Tu non mi hai parlato ancora della tua visione tecnico-tattica della partita col Bari. E ti vorrei chiedere anche a te questo discorso di Corini. Io che controllo sempre un po' i social, forse più di tutti, ho visto un cambio radicale, non totale, ma radicale, nel rapporto fra tifosi e Corini. Sì, comincia a spostarsi un po' l'ago della bilancia a favore del tecnico rosanero, però non sono ancora tutti entusiasti, come diceva giustamente Salvatore, ma è chiaro che poi i risultati ti portano anche a cambiare leggermente l'opinione. Per quanto riguarda la partita di sabato, io era la partita che mi immaginavo, l'avevo detto anche lunedì scorso, mi aspettavo una partita bloccata, è stata una partita bloccata, però devo dire anche una partita perfetta sotto la tempesta perfetta, nel senso che è stata una partita in cui il Palermo ha aspettato quando doveva aspettare, ha tolto campo a Bari privandolo delle sue ripartenze fulmine, è andato a pressare quando doveva pressare, ha sofferto quando doveva soffrire, cioè ci sono state tante partite dentro la partita per come secondo me se l'aspettava Corini, e credo che bisogna fargli complimenti per il tipo di prestazione che ha fatto uscire fuori dai suoi giocatori, ricordiamolo, in condizioni non eccelse dal punto di vista del meteo. Allora, Salvatore, entriamo un attimo sull'argomento Marconi. Anche Marconi è uno che ha sfondato nel cuore dei tifosi. Secondo me i play-off dello scorso anno sono stata una linea di demarcazione fra un giocatore che era un po' ancora a disagio in una piazza lontanissima dalle sue abitudini e adesso invece, come tante volte è successo qui a Palermo, gira un po' la ruota e girano anche i sentimenti. Ma guarda Guido, io non vorrei fare il bastian contrario, ma anche questo è un punto che ci lascia perplessi, perché Marconi è Marconi, un giocatore bandiera, nel senso che impersona le ambizioni della squadra, ma quante critiche ha ricevuto, e non solo l'anno scorso, e quanti chiedevano di sostituirlo con un altro difensore, e la stessa campagna acquisti andava su questa direzione, cioè bisognava trovare uno che era meglio di Marconi e basta. Ora Marconi ha segnato due gol e è diventato il simbolo della squadra. Si fa presto a dimenticare. Marconi, come del resto Corini, è la spiegazione di come nella vita per ogni situazione ci vuole un po' di autocontrollo e bisogna soprattutto avere rispetto per la personalità degli altri. Giuseppe, tu che ne pensi di Marconi?
A parte il fatto che Marconi goleador, diciamo, non ce lo saremmo neanche aspettati. Poi il gol di venerdì sera è stato, diciamo, un mezzo miracolo della natura, non so come definirlo. Perché... Vabbè, il classico gol in mischione, chi arriva prima la mette dentro, gollonzo, c'era anche Tutino in mezzo. Gollonzo, sì. A questa sarabanda. Cioè, infatti, quindi... no, ma è stato strepitoso il racconto di Marconi, no? Come ha raccontato il gol. A un certo punto mi stava rovesciando addosso Tutino, ma si è ritrovato questa palla. Alla fine, poi quello che conta è il risultato, l'ha messa dentro Giuseppe. Io dico sempre: Marconi ha fatto ora tre gol più uno, sono quattro gol quelli di Marconi fino ad ora in maglia rosanero. Perché ci metto pure quel salvataggio sulla linea a Padova. Padova. Sì, bravo, bravo. Questo anche i tifosi non l'hanno mai dimenticato. E forse, appunto, riagganciandomi a quello che dicevi tu un po' prima, quello potrebbe essere probabilmente un episodio che anche lì ha cambiato la storia di questo giocatore a Palermo. E, è un giocatore, secondo me, che dà il meglio quando il Palermo gioca a tre. È un giocatore che ha bisogno, secondo me, di qualcuno veloce al suo fianco, che giochi per esempio sugli esterni, e credo che Sala sotto questo punto di vista gli stia dando una grossa mano sotto questo profilo, perché insomma la corsa di Marconi la vedo sempre un po' sgraziata, e spesso offre quelle punte un po' più veloci, anche se devo dire che il crash test di venerdì non era niente male contro i tre attaccanti del Bari, e devo dire lui, ma anche il resto del reparto difensivo, ha retto tutto sommato bene, anche per quello che diceva Fabrizio poco fa dal punto di vista tattico. Il Palermo è stato molto bravo dal punto di vista appunto dell'atteggiamento, di come affrontare questo Bari cercando di dare meno ripartenze possibili. Marconi è un giocatore oggettivamente affidabile, è un giocatore che la B e la C conosce bene, e quindi è un giocatore sul quale poi alla fine a ruota, se vai a vedere tutti gli allenatori che ha cambiato il Palermo fino ad oggi, fanno sempre comunque riferimento su di lui. Ma devo dire che mentre Marconi in Serie C era indiscutibilmente un titolare, in Serie B adesso c'è Bettella che dopo un paio di partite di rodaggio si è espresso bene. Il Palermo prende Orihuela, non è vangelo che Marconi faccia il titolare, però certamente è cambiata qualcosa. Intanto il pubblico ama sempre i giocatori che danno il 101% di quello che hanno, che siano poi bravissimi, bravi o medi giocatori. E in più anche Marconi, secondo me, adesso ha un trasporto, probabilmente sente anche la concorrenza, Fabrizio, non so se magari questo può stimolare. Credo che partendo da quel salvataggio sulla linea di Padova, Marconi abbia capito che poteva giocarsi delle chance anche in Serie B, e si è voluto giocare, ha accettato un rinnovo contrattuale di un anno, che è una cosa abbastanza insolita per uno della sua età, che ricordiamo che ha 33 anni, magari si punta ad avere l'ultimo contratto forte. E dovrebbe essere rinnovato, credo, no? Questa sua, diciamo, scommessa sta per essere premiata, perché a breve gli verrà rinnovato il contratto, giustamente, perché la società è attenta, il tecnico è attento, stanno vedendo come Marconi sta rispondendo, soprattutto nei momenti di emergenza, perché parliamoci chiaro, doveva essere Bettella il titolare di questa squadra. Bettella, per un motivo o per un altro, non è riuscito a dare quella continuità che tutti si attendevano, e hai scoperto di avere Marconi che in un contesto tattico organizzato può dire la sua. A proposito, diciamo, fuori sacco, tu oggi hai visto, sei stato presente alla conferenza stampa di Tutino, il nuovo attaccante del Palermo, che ha fatto poco più di un quarto d'ora venerdì contro il Bari, che parla di questa sua assoluta convinzione nella scelta di Palermo, non ha avuto un dubbio, vuole giocare in Serie A col Palermo, mi sembra motivato, e mi sembra anche che l'accoglienza sia stata buona. C'è un dato di fatto, è un presupposto netto: Tutino voleva andare via da Parma, dove non si è riuscito a trovare bene in questo anno e mezzo, per problemi più che altro tattici, perché lui preferisce giocare più da attaccante che da esterno di un terzetto che sta dietro
La punta, Palermo rappresenta una grande opportunità per lui perché in carriera si è sempre espresso al meglio nelle piazze del sud, Cosenza in Serie C, quando fece quella clamorosa promozione partendo dal quinto posto, e poi la promozione in Serie A con la Salernitana. È un napoletano, è chiaro che vedendo la chiamata del Palermo non, giustamente non ci ha pensato due volte e la sua grande scommessa da vincere, è stato chiaro anche in questo oggi, è quella di meritare la riconferma a Palermo anche il prossimo anno, perché ricordiamo è venuto con un prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo se qualora ci fosse la promozione in Serie A, ma comunque il Palermo per riscattarlo deve essere pienamente convinto e questa Certo. convinzione gliela può dare soltanto Tutino. Salvatore, io nelle pagelle di venerdì sera ho detto che un quarto d'ora non può essere un tempo sufficiente per giudicarlo, però è entrato in campo sparato a mille, inseguendo tutti i palloni, cosa che ha fatto anche Soleri per la verità, che però non è una novità per i tifosi. E poi alla fine, sai, entra in campo lui e Palermo vince, quantomeno dici porta bene. E soprattutto io non so quanto sia stato decisivo nel casino finale che ha portato al gol di Marconi. Comunque lui era lì e ci ha provato. A te com'è sembrato? E soprattutto Ah, adesso, Tutino. su, sì, scusami, completo la Dimmi. domanda, e soprattutto come cambierà in futuro? Perché l'impressione che si è avuta col cambio è che Di Mariano possa traslocare a destra in alternanza con Valente e Tutino sia la classica seconda punta. Molto più centrale e molto meno defilata sulla fascia. Sì, infatti io mi chiedevo appunto se Valente non sarà il sacrificato di turno, perché Tutino l'ha detto lui, l'hanno detto tutti, è una seconda punta, può giocare assieme a Brunori e addirittura a volte anche sostituirlo perché ha una capacità di attaccante puro, insomma. I suoi problemi lo costringono invece quando arrivano, insomma, quando lui gioca esterno, e questo l'ha sempre detto lui. A Palermo lui è entrato e ha dato un tocco di colore in più, ha un po' resa l'azione d'attacco più visibile e più importante, insomma. Quindi io mi immagino un Tutino titolare che giochi accanto a Brunori e lo aiuti con la sua classe e le sue giocate, e questo costringerà ovviamente Corini a insistere sui due attaccanti, sul 3-5-2, insomma su un altro schieramento che comunque contempli Brunori con Tutino alle spalle. Il Palermo ha giocatori per essere versatili e questo è un grande vantaggio per l'allenatore, che potrà adeguare la sua squadra a secondo dell'avversario di turno. E in più ancora, poi ne parliamo, deve arrivare qualcuno. Fabrizio, domande? Beh, diciamo che stavo incominciando a snocciolare un po' di messaggi mandandoli direttamente in video perché sono davvero tanti. Andiamo dalle domande di mercato insomma, alla piacevole esplorata di Marconi. C'è chi si lamenta molto, sono in tanti, delle condizioni fatiscenti del Barbera in una serata di pioggia così battente di tempesta. Sono in molti che si lamentano dell'acqua che filtrava attraverso le feritoie o le tettoie, delle condizioni non proprio sicure dell'impianto, e c'è chi chiede un po' di rendiconto alla società, al Citigroup in particolare. Sono davvero tanti, non Ma hai facciamo. fatto bene a dirlo perché anche a me erano arrivate molte segnalazioni. Piove, una giornata come quella di venerdì, piove anche in tribuna e non è bello. Gli violini sono sempre più sporchi, i gabinetti non ne parliamo, insomma c'è tanto da fare. Mesi fa la società mi disse che stavano già pianificando gli interventi. Ora io non so quanto possa essere complicato, Giuseppe, non so se tu riesci a rispondere su questo, sulla complicazione di mettere mano a dei lavori che poi sono sempre rientrano nei doveri del Palermo, ma rientrano nell'ambito di una convenzione che comunque è più ampia, dove ancora non si è capito bene se si cambierà stadio oppure no, se resterà questo, insomma, è una storia un po' complicata.
Come dicevi tu, Guido, aspettiamo diciamo, degli aggiornamenti da parte del Palermo su questi interventi che appunto anche in base alla convenzione la società può mettere in atto. Tra l'altro devo dire che se vogliamo portare la gente allo stadio dobbiamo metterla in condizione di avere i comfort. Anche in È tribuna chiaro. stampa c'è sempre un rivoletto d'acqua che Sì, cade. ogni tanto capita anche in tribuna stampa, però cioè, la storia dell'impianto la conosciamo. Io credo che poi comunque il City Group penserà anche a come intervenire su questa situazione. Parliamo di mercato? Parliamo di mercato, No, perché tu tu ci vuoi qua. mettere per forza il pepe alla fine, No, diciamo, perché no? dobbiamo rispondere a un po' di persone che ci No, stanno allora, intanto chiedendo. prima di rispondere, dimmi tu che sei uno che scavi dentro, allora, quanti acquisti facciamo ancora? Ma sicuramente altri due acquisti arriveranno, bisogna capire le modalità e i tempi, perché ci sono in molti che si stanno lamentando di questa Ma il lentezza, tempo, insomma, entro il 31 bisogna sono 9 gio 8 8 giorni da giorni. oggi, quindi bisogna fare qualcosa e pure in fretta. Dicevo, dipende dalle modalità, dai tempi, dalle società con cui parli, perché per esempio mi chiedono tutti, ci chiedono tutti, ma Verre che fine ha fatto? Verre sostanzialmente era una trattativa già imbastita in larga parte, c'era un problema di Verre con la Sampdoria riguardo delle sue spettanze economiche, non sono indifferenti che a quanto pare la Sampdoria non gli vorrebbe riconoscere, si parla circa di 3 mensilità che non sono bruscolini, e quindi tutto questo sta rallentando un po' l'arrivo di Verre a Palermo. Verre mi risulta pure che abbia fatto una riflessione perché si pone la domanda: perché devo venire in prestito a Palermo? Perché non mi si acquista direttamente? Questo è stato un altro passaggio che magari ha ulteriormente rallentato tutta la trattativa. Le prossime ore ci aiuteranno a capire meglio ed è il motivo per cui il Palermo non sta guardando solo a Verre, che rimane in cima alla lista, ma sta iniziando a parlare sempre con la Sampdoria di Leris, che è un centrocampista un po' più duttile, può Che giocare sia esterno, da è un mezzala. ragazzo che tra l'altro sta entrando nel giro della nazionale algerina, E che Corini ha avuto l'anno scorso a esatto, di Brescia, che cui lo si parla conosci. bene, che non so se abbia poi gli stessi problemi di Verre. Quindi tu sei del parere che potrebbe non essere più così sicuro Verre? La situazione fino a sabato non era così fluida come poteva sembrare all'inizio della settimana scorsa, però non possiamo dare delle certezze. Fino a quando non si capisce realmente come si sono risolte le cose tra Verre e la Sampdoria. E poi c'è quella casella a sinistra, come alternativa a Sala che va Assala. colmata. È chiaro che quei nomi che sono stati fatti, come Martella, Masciangelo, sono dei nomi che restano, ma è probabile che Palermo stia puntando a qualche cosa di un pelino più alta di livello e quindi si sta guardando ulteriormente intorno. Aveva fatto un sondaggio sempre con la Sampdoria per Murru, però a quanto pare in questo momento non vuole scendere in Serie B, non è che non vuole venire a Palermo, proprio non vuole scendere in Serie B, e quindi è tutta una situazione in divenire, anche questa che probabilmente nelle prossime ore potrebbe prendere un'accelerazione. Potrebbe anche andare fuori Italia alla ricerca. È una possibilità quella di andare a reperire un elemento fuori dall'Italia, non è escluso che sia anche afferente alla sfera sotto controllo del City Group, non proprio del City Group, come può essere pure un giocatore che si sta monitorando indipendentemente dal City Io, Group. oltre ad essere ipnotizzato, Salvatore, dalla sua competenza, poi appena detto afferente, diciamo già Ti sei offeso? mi stavo quasi inchinando, no? Mi sono offeso perché ho capito che non era un'offesa, però mi sono certamente inchinato. Diamo conto e ragione ai nostri ascoltatori, perché ogni volta diciamo che sono tantissimi, ed è vero, e lo potete verificare guardandovi le chat sulle pagine Facebook di Blog Sicilia e di stadionews.it. Vi ricordo anche che ci vedete su Video Regione, canale 14 del digitale terrestre, non dimenticatelo mai, ci vedete ogni lunedì, che manda il Signore, noi siamo sempre qui. Ancora messaggi. Allora, parlavamo di questa un po' insofferenza nel non vedere arrivare altri giocatori. Non posso credere che il Palermo possa affrontare il girone di ritorno con 16 calciatori, dice Agostino Alaimo. Pietro Mandracchia, implicitamente si è capito che sino ad ora sul mercato non ci sono novità. Tutto chiaro, speriamo bene. Poi
poi c'è Luciano Buetto. Oggi non contesta nessuno, mi pare, no? No, non contesta nessuno, però li ho mandati in onda poco fa. C'è chi si ricrede in parte su Corini, però dice attenzione a fare feste, a parlare di playoff, perché comunque... E su questo sono d'accordissimo, siamo d'accordissimo. Siamo ancora su un equilibrio abbastanza labile. Io dico che però 7 risultati utili consecutivi non li ha messi in fila nessuno nelle ultime 7 partite, quindi questo deve essere... No, è la serie aperta più lunga che c'è per ora. Tra l'altro devo dire che adesso abbiamo distanziato di 8 punti la zona retrocessione, il Venezia terzultimo, abbiamo 5 punti dalla zona play-out, ma anche 5 punti dal quarto posto, quindi veramente siamo in una situazione in cui, come diceva Salvatore già un mese fa, ti basta poco per poter fare il balzo in avanti che ricarica un po' tutta la piazza. Permettimi di rispondere a Luciano Buetto, che suggerisce Nestor Oschi, che potrebbe lasciare l'Udinese, di lui Regina, Modena, Venezia, Udinese. Nestor Oschi potrebbe lasciare entro la fine del mercato, ce l'ha richiesto anche Inzaghi. Non ho capito se è un auspicio di Luciano per vederlo a Palermo. Se fosse così, chiudiamo subito il discorso, perché Nestor Oschi è valutato, ma è stato ritenuto il vecchio Nestorowski, il giocatore sul quale puntare, non è vero che è arrivato Tutino. Poi sembra una vita fa tra i Koski e invece e sono appena 5 anni. Anni sono scarsi, sì. Se poi in chiusura di mercato si dovesse prospettare una situazione conveniente magari per un altro attaccante, e allora è probabile che il Palermo la prenderebbe in considerazione, ma ricordiamo che si deve sempre liberare uno slot, perché sennò non è chiaro. Ecco, e comunque dovrebbe andare via anche sulla rampa di partenza. Ma dovrebbe andare via anche un attaccante per un altro attaccante. Esatto, e là i papabili sono evidentemente Vido e Soleri. Salvatore, non sei nessuna indiscrezione di mercato, quindi resti con noi a Rosa e Nero Web e TV. Non so se ti fa piacere. No, io devo dirti la verità che guardo ammirato Fabrizio, proprio perché il calciomercato è stata la bocciatura della mia carriera. Non abbiamo mai fatto pane e acqua, insomma, niente, assolutamente. Mi rifiuto. Per me va bene quando mi dicono che si prende un giocatore, quando mi dicono che se ne sceglie un altro, ma prima non mi interessano i motivi per cui o per i quali. Anche perché i personaggi del calcio sono molto discutibili. Parlavamo di Verre poco fa, io ti direi quanto c'è di Ferrero dietro a questo fatto di Verre, cioè in tutte le situazioni poi troviamo personaggi abbastanza particolari, dai. Senti, prima di chiudere, afferisci tu a Vitale? Quindi io afferisco a Vitale, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Anche senza farmi male, però anche, so Giuseppe, che Leone, ferire, anche Giuseppe Leone, che saluto, afferisce a Vitale, giusto? Afferiamo tutti a Vitale, afferiamo. E afferiremo anche il lunedì prossimo, caro Fabrizio. Sempre con calma. Però. Sempre con calma. Ecco, comunque con l'attesa di questo prossimo lunedì, in cui commenteremo le vicende di Ascoli. Ascoli-Palermo, all'andata fu l'inizio della quasi fine, no? Sì. Perdemmo in casa, perdemmo quella sorta di entusiasmo che ci eravamo trascinati, e poi furono 4 sconfitte in 5 partite. Adesso secondo me sarà un'altra storia, ma la vedremo. Si gioca sabato ad Ascoli e noi lunedì con Rosa e Nero Web e TV. Fatemi salutare anche con un abbraccio afferoso tutta la regia che ci supporta e che è sempre bravissima come ogni volta, e voi che da casa interagite e siete la nostra ormai famiglia virtuale. Grazie a tutti, arrivederci. Ciao.